Benissimo. Era da un pezzettino che il nostro Ruvo sì. non faceva più l'inviato. No. Invece, questa settimana il Mega garantivo che ha fatto il servizio, vero? Sì. Dove siete sta questa settimana? Allora, questa settimana siamo stati a Tencarola. Sì, in giro, si sta in giro, Palvento. Allora, andiamo a vedere cosa? Il Ruvo inviato, cosa che ha scoperto. Cosa che ha scoperto. So tre... Mercato di Tencarola 2012. Sono finite le feste, finalmente, o purtroppo. Adesso non ci resta che tornare a lavorare e rimboccarci le maniche, o tirarci su le maniche, come dite sempre voi, bronze, così fa prima catarne e vene. Sono finite le feste, finalmente, o purtroppo. Sono finite le feste, siamo nel 2012, finalmente o purtroppo? Sempre purtroppo, sempre purtroppo. Quanto sono state dispendiose queste feste? Sempre troppo, sempre troppo. Come stai? Sempre troppo. Come è andata la vendita quest'anno di funghi allucinogeni? Allucinogeno va sempre bene, non c'è male. Quanto vino hanno messo sotto l'albero di Natale? Ma vino non lo so, però la mia idea è che c'è stato un buon risparmio quest'anno. Guarda, io ho detto la verità, ci ho speso un botto di vino ed era anche vino buono, grazie comunque. Scusate, cosa vi ha portato Babbo Natale? Mi ha portato la Befana. Okay. È vero che la Befana quest'anno, anziché portare carbone che costa troppo, ha portato l'olio di ricino ai bambini? Un olio di ricino dolcissimo però. Mi scusi, una domanda molto indiscreta, cosa le ha portato Babbo Natale? Le ha portato... Arriva qua! Un'auto nuova! Un'auto nuova. Arriva. Cosa le ha portato Babbo Natale? Niente. E la Befana? Ancora meno. Ruvo. Sta veramente triste sto anno. Te che hai scoperto che sta a Natale? Beh, uno ha una macchina che ha ricevuta. Vabbè, ma poveretto. Non so. Scusa un attimo, però... No, abbiamo trovato in realtà, Matteo conferma, anche un puttano che ha detto guarda carbone che ne porta e ne ha portato direttamente il petrolio. Ah, sì. Ma che sei in un'altra parte o sei finito qua? Sei finito qua? È un'altra parte. Ah, vediamo, speriamo, vediamo. Speriamo di tirarci speriamo su. Speriamo che sia meglio perché fin adesso è veramente male. Bene, dai. Ma infatti guarda che... Tu vendi formaggi e salumi biologici, giusto? Questa Befana, cosa hai fatto a trovare nella calza tuo figlio? Salami e formaggi? E anche qualche dolcetto. Abbiamo un'altra piccola qua che ci ha confessato che per Natale aveva chiesto un conto in banca sostanzioso, giusto? Mentre lui a Babbo Natale ha chiesto la pensione, uno di quei lavori che non si usano più fare, vero? No. È vero. Com'è andato Natale? Benissimo. Cosa ha fatto a Pasqua Natale? Speriamo arrivare. E la Befana te l'ha portata a calza? Sì, me l'ha portata a calza, ma non schei. Cosa ti ha portato Babbo Natale? Un panino con la mortadella. Allora, cosa vuoi, fregarmi il lavoro? Oh, se non stai attento, è un attimo qua, Vedo ora una faccia nota, un mio ex professore, e volevo chiedergli com'è andato il Natale quest'anno. Con tutte le palle che hanno raccontato i governi in questi anni, lei è riuscito ad addobbare l'albero? E basta, ecco, questo era il mio albero, il presepio, gli addobbi natalizi. Cosa le ha portato la Befana quest'anno? Prendo io, 5! Avete visto? Sono già finite le feste e sono già finiti anche i buoni propositi. La gente è tornata cattiva come sempre. Mamma mia. Veramente che hai dipinto un fine anno e un inizio... Ah, sì, voglia!